Al comando si porta Turer nei confronti di Libri Scatti a largo di Pontatir, che ha a ridosso Rock My Soul e Buffer, quindi Tico Land, Deuteronomio, con in coda Tuerredda. Cavalli ora dopo 500 metri di corsa, sempre Turer in vantaggio nei confronti di Libri Scatti. Quindi in terza posizione Pontatir con a ridosso Tico Land, quinta posizione per Buffer, Deuteronomio. Quindi in coda Ora o mai più e Tuerredda. Siamo ora all'imbocco della curva di fondo, gruppo ben riunito alle spalle di Turer, che è sempre leader, tallonato da Libri Scatti e Pontatir, che ha all'esterno Tico Land, poi ancora Buffer, Deuteronomio a largo, Rock My Soul per linee interne, Tuerredda ed in coda Ora o mai più. Molto ben riunito il gruppo all'ingresso in retta di arrivo, sempre alle spalle di Turer, che rimane in vantaggio allo steccato davanti a Libri Scatti, sceglie corsie interne Rock My Soul che rimane all'interno, mentre a centropista avanta Tico Land, anche per linee interne Pontatir, a centropista Buffer con all'esterno Deuteronomio, a largo di tutti Ora o mai più. Siamo a 300 dal palo, è passato Tico Land a centropista nei confronti di Rock My Soul, all'interno anche Libri Scatti e Pontatir, a largo Ora o mai più e Buffer. Nel tratto finale sta scattando Ora o mai più, che a largo sta attaccando Libri Scatti, che è passato nel finale Libri Scatti, Ora o mai più vicini, poi Pontatir, Tico Land, Rock My Soul e Buffer, tutti vicinissimi. Rivediamo le immagini che la regia prontamente ci manda, con Libri Scatti numero 7 dello schieramento, che all'interno a 100 dal palo ha preso la meglio, e poi all'esterno il numero 5 di Ora mai più, che è intervenuto come suo solito nelle battute conclusive. Libri Scatti all'interno, Ora mai più a largo, sono vicinissimi sul palo, è meglio aspettare il responso del giudice arrivo. Anche il terzo posto vede Tico Land, Rock My Soul e Pontatir vicinissimi, quindi dobbiamo aspettare per forza il responso.